Buonasera, buonasera amici di TV Luna, ben ritrovati. È l'orario dell'aperitivo, anzi dell'aperitivo. Come vedete noi già abbiamo i piattini sistemati, ringraziamo il panificio Rescigno perché ci sono avanzati taralli e ce li mangiamo noi, è vero Gennaro D'Elena? Sì, Piazza Pulita, parliamo Piazza Pulita. Ciao Delia, ciao Giovanni. Ciao, ben ritrovato. Ma il mio compagno da Ventura sono andata prima di là questa sera, Giovanni, ma tanto ci avevano già inquadrato tutte e te, Giovanni, tu hai fatto casa, bene perché lì ci sono i taralli, però qui c'è la bottiglia che apriremo successivamente quando appunto le persone verranno qui da noi a giocare e a stare insieme per parlare del Napoli. Sì, aperitivo insieme come ogni giorno qui prima da Di Mario e poi da Castel di Sangro. Giovanni, ma io vengo subito da te perché so che tu hai visto un elicottero passare sul campo di Castel di Sangro e atterrare pochi minuti fa. Allora io ti interpello e anche interpello anche Gennaro su questo. Secondo voi chi può essere? Mistero! Chi può essere? Boh, chi lo sa, magari non c'entrava nulla col Napoli probabilmente, non lo sappiamo, però è un elicottero che atterra proprio nei pressi dello stadio di Castel di Sangro, quindi l'incognita resta. Allora giro la palla a Gennaro. Gennaro, chi può Gennaro, essere? Gennaro, vai! Prestatore, considerando il mezzo di trasporto, insomma, di solito De Laurentiis ci ha abituati ad arrivare in elicottero, però De Laurentiis è già qui da diversi giorni, quindi non lo so, magari avrà voluto fare una delle sue solite sortita ad effetto e insomma, andarsi a godere l'allenamento in elicottero, no, oppure per far colpo con qualche procuratore, insomma, magari chissà, perché ti ricordi Gennaro qualche anno fa quando ne correvamo anche a Di Maro, esatto, in cerca di elicotteri per scoprire chi atterrava, procuratori o chi, però vediamo anche qual è l'idea del telespettatore che ci sta chiamando, che è già in linea. Buonasera, con chi parlo? Buonasera. Chi è? Con chi parlo? Come si chiama? Io sono Giuseppe. Salve Giuseppe. Ho chiamato a Di Maro. Bene. Aspetto ancora la mia telefonata per ritirare i biglietti dello zoo marino. E allora, Giovanni, non hai richiamato Giuseppe? No, diciamo che l'avranno contattato e non avrà risposto, però se ci lascia... È passato un mese. Sì, Gennaro. No, un mese non è passato Giuseppe. Saranno passati dieci giorni e abbiamo richiamato tutti, anzi se ci sono altre testimonianze di qualcuno che non è stato chiamato, invece di fare come Giuseppe e di accusarci, vi preghiamo di segnalarcelo. Vi preghiamo di segnalarcelo perché sì, no, possono mandare un messaggio a tutti al numero WhatsApp in sovraimpressione 351 76 30 999 con i dati. No, io anzi preciso un attimo che le persone che stanno chiamando a Castel di Sangro non sono state ancora contattate, ma come sapete alla fine del ritiro ricontatteremo tutti. Quelli di Maro sono stati ricontattati, quindi mi sembra stanno anche con qualche giorno di ritardo. Sì, 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 contattati. Vediamo Giuseppe, insomma, come mai non è stato ricontattato, però prego. No, dicevo, no, io non sono addentro alle vicende del programma, però posso dire Giuseppe che sia Delia che Giovanni stanno girando come Globetrotter insomma da metà luglio circa, e così come noi insomma dei miei colleghi di Club Napoli News stiamo lavorando tanto, insomma ci può stare, consente, ecco, magari la modalità più ortodossa sarebbe stato quello di un contatto in privato e avreste risolto la questione. Tra l'altro io devo ringraziare Radio Amore che collabora e che offre i premi gli ingressi gratuiti allo Zoo Marino. Vediamo, c'è un'altra telefonata, speriamo che non ci aggredisca anche lui. No. Pronto, con chi parlo? Buonasera, pronto? Buonasera, Michele da Pozzoli. Michele da Pozzoli, buonasera Michele. È la prima volta che ci chiami? Sì, è la prima volta che ci chiami. Va bene, prego Michele. Voglio parlare con tutti e tre, ma... Prego. Senti, volevo chiedere... Ma parlando col presidente, ma il terzino sinistro si compra, ma pure uno di Serie B, basta che lo teniamo, si compra o non si compra? Ma io credo che bisogna comprarlo per forza, no Gennaro? Sì, questo è uno dei tormentoni insomma che ormai ci perseguita da un po' di settimane. Ma io dico pure uno di B, un terzino di Letizia, che teniamo un terzino che calcia di sinistro, pure che non... ma per noi lo teniamo. Sì, dicevo, il tormentore ormai ci persegue praticamente dall'inizio del ritiro a Di Mara, da qualche settimana, praticamente da quando si è conclusa
la stagione scorsa con la cessione di Usai si è aperto un vuoto anzitutto quantitativo nella rosa del Napoli, certo, che sicuramente andrà colmato, ma io direi anche qualitativo, perché il Napoli ha bisogno di una coppia di esterni di sinistra quantomeno valida come la coppia destra, dove ci sono sulla destra ci sono Di Lorenzo e Malquit, che potrebbero offrire ampie garanzie a Spalletti per tutta la stagione. A sinistra al momento non è ancora così. Aspetta, fammi finire, magari poi mi incalzi nuovamente. E dicevo, coppia a sinistra che, attenzione però, a Zanoli, che o Zanoli, come poi dovremo svelare. Ma questo fatto degli accenti, delle pronunce. Sì, no, perché il papà sembra abbia rettificato insomma la pronuncia esatta, sarebbe Zanoli. A Zanoli potrebbe essere concessa una chance, perché si sta disimpegnando veramente molto bene. Forte, sì, no, Edson Palmieri, ho capito. Marco Salonzo, cioè assolutamente. Il Napoli se non cede calciatori, stai sicuro, Giuseppe, che non farà. Giuseppe, scusa, giusto? Vabbè. Michele. Lo spettatore precedente. Se Napoli non farà operazioni in uscita, difficilmente, quasi impossibile che ne faccia in entrata, quindi aspettiamoci qualche piccola questione. E allora, grazie Michele, lasciamo la linea libera anche per gli altri telespettatori. Ti faccio rispondere anche da Giovanni, anzi con Giovanni vorrei approfondire questa cosa, perché devi sapere, Gennaro, che io sono più preoccupata per il centrocampista piuttosto che per il terzino, una questione che pongo tutti i giorni ormai, no Giovanni? Sì, assolutamente, il Napoli ha necessità di acquistare innanzitutto un terzino sinistro, perché questa pecca se la porta avanti da troppo tempo, e poi adesso con l'infortunio di Demme è chiaro che numericamente a centrocampo iniziamo ad essere un po' pochi, quindi il Napoli ha due necessità, terzino sinistro e centrocampista centrale. Spalletti lo sa, Spalletti aspetta e aspetta soprattutto qualcosa che sia funzionale a quello che è il suo progetto tattico, quindi vediamo, restano gli ultimi giorni di calciomercato, a breve inizia il campionato, qualcosa bisognerà fare per non farsi trovare appunto sprovvisti ad inizio del campionato. Ma questa sera nessuno vuole brindare con noi? Brinderemo solo voi, soli. Nessuno viene qui con noi a brindare. È caldo, ma questa è bella fredda, Secondo me il tarallo li ha affacciati prima. Lucio praticamente offrendo i taralli ci ha portato via il pubblico dietro, perché in genere si fa un però po' però col di... tarallo un po'... esatto, ci stava bene. E allora, io lo bevo volentieri. E allora io direi di lanciare anche lo stacchetto per dare il via al gioco, che ne dite? Va bene, vediamo. Siamo, vai. Inizia il gioco. Intanto io vorrei commentare anche le immagini, perché per onor del vero, no? Noi siamo dei cronisti e dobbiamo raccontare qual è la verità. Nei giorni scorsi abbiamo criticato la società per l'atteggiamento insomma un po' duro verso i tifosi, perché c'è stata poca apertura, è vero, le norme anti-covid, però noi siamo lamentati perché abbiamo detto, beh, anche un saluto basterebbe magari ai tanti tifosi che aspettano ore ed ore fuori lo stadio anche solo per un saluto appunto da parte dei giocatori, anche magari un semplice gesto, okay, no? Sì. È tanto atteso dai tifosi. Allora vediamo, c'è già una chiamata, vediamo chi è in linea. Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Ciao. Sono Carlo. Ciao Carlo, buonasera. Da dove ci chiami? Da Napoli. Bene, prego, vuoi giocare? Sì, certo. E allora Carlo, scegli un colore: verde, azzurro, rosa o giallo? Azzurro. Azzurro. E allora, come sai, se ci segue, tre domande a disposizione per ricevere tre indizi e indovinare il nome del calciatore misterioso scritto su questo cartoncino. Gennaro, è questo il nome? Va bene. Vai Carlo. Puoi ripetere che non ho sentito bene la domanda? Hai tre domande a disposizione da farci per ricevere tre indizi e indovinare il calciatore misterioso. Allora, domanda, devo io porre una domanda a voi? Sì, sì Carlo, sì. Certo, vai. Allora, ti do io il primo indizio. È un calciatore del Napoli che gioca in attacco. Ora hai altri due indizi. Chiedici tu, alle facci tu due domande. Mette. No, avevi a disposizione altri due aiuti. Avevi a due indizi. Allora, questo è un indizio, te lo scarto. Non è Mertens, è un'altra domanda da farci. È di nazionalità francese? No, non è francese. Vai, spara un nome. Osimhen. Non è Osimhen, riprova che sarai più fortunato. Richiamoci domani. Grazie Carlo.
Ciao Carlo. E allora, non è Osimhen, noi lo sappiamo chi è, però lo lasciamo, non lo mostriamo ancora perché magari ci arriva un'altra telefonata e ricevono gli azzurri, perché poi se siete furbi potete richiedere lo stesso colore visto che avete già ricevuto qualche indizio, sì, hanno scartato Mertens, hanno già ricevuto degli indizi, quindi possono farci altre domande. E allora, io stavo raccontando quello che è successo appunto questa mattina, per amor di cronaca, dobbiamo dire che Spalletti per la seconda volta si è messo a disposizione dei tifosi per le famose firme, ecco le immagini, mister Spalletti richiamato dai tifosi, stava entrando in macchina per andare via, poi è stato richiamato dalla folla e si è fermato per appunto firmare le maglie. Tanti tifosi si toglievano le maglie, gliele passavano attraverso le sbarre. In questo caso le norme anti-Covid sono state assolutamente rispettate, perché Spalletti era al di là del vetro. E allora, mentre guardiamo le immagini, vediamo chi c'è in linea. Buonasera, con chi parlo? Ciao, sono Michele. Ciao Michele. Ma mica sei quello che ha chiamato prima, no? Prego Michele, vai. Michele, io ti sento, vai, parola a te. Vuoi giocare? Sì, voglio giocare. E allora vai, scegli un colore, verde, rosa, giallo o azzurro? Allora, azzurro. Azzurro, bravo, bravo. E allora vai Michele, tre domande allora, per te. Sì, che gioca centrale o esterno? Gioca esterno. Ok, che nazionalità è? Vabbè. Messicano. Facile così. Messicano. Messicano, vabbè. Irving Lozano. Bravissimo! Ecco il giocatore misterioso è Lozano. E allora Michele, hai vinto un ingresso gratuito per due persone all'Oso Marino offerto da Radio Amore. Poi ti contatteremo, mandaci il tuo numero, cioè contattaci sul numero WhatsApp e noi ti ricontatteremo per spiegarti come ritirare il premio. Ovviamente ci dispiace per Giuseppe, ma noi siamo attentissimi, anche la redazione di Radio Amore, il nostro Giovanni Gambardella, che è cattivo con i giochi, però ti assicuro che i premi li consegna, quindi contattaci su WhatsApp. Io li consegno di prima persona. Te li vieni a portare a casa a domicilio. Grazie Michele, grazie. Ci vediamo, ciao. Ciao, ciao. E allora, parlavamo di Spalletti. Allora, Giovanni, raccontaci questo aneddoto, perché tu hai provato anche a parlare con mister Spalletti, è vero? Sì, banalmente una domanda, prima che andasse via ho chiesto: mister, cosa vogliamo dire a questi tifosi? Il mister non ha parlato, semplicemente si è levato la mascherina e ci ha mandato un bacione. Questa è stata la sintesi di quello che è successo. Però bel gesto quello di Spalletti, che per la seconda volta si intrattiene con i tifosi. Oggi abbiamo visto anche Koulibaly, Insigne, Goulam abbassare il finestrino e salutare sì, i tifosi da Iran. Probabilmente ci hanno ascoltato le nostre richieste, lamentele, quindi va bene così. E allora vediamo chi c'è in linea. Buonasera, con chi parlo? Ciao, sono Gennaro. Ciao Gennaro, da dove ci chiami? Da Napoli, Fuorigrotta. Bene Gennaro, allora abitiamo molto vicino, nei pressi dello stadio Maradona entrambi. E allora vuoi giocare? Certo. E allora con te io farei il gioco, vediamo se c'è la scheda disponibile da parte della regia. E allora, qui c'è la sagoma di un giocatore, dovresti indovinare chi è il giocatore misterioso. Vogliamo dargli un aiutino, Giovanni? Vediamo cosa ci domanda e noi gli diamo l'aiuto. Facci una domanda. Allora, è tutto sinistro? Lui è un mancino, sì. Giovane? Esordiente, no? Non è esordiente, ma comunque resta giovane. È un terzino? No, non è un terzino. Guarda, ti do proprio l'ultimo aiuto. È un centrocampista. Gabri. Zielinski. No, non è Zielinski, mi dispiace. Mannaggia. E allora sei sempre cattivo tu con i giochi. Ha dato anche l'aiuto. E allora io dico a coloro che sono in piazza che se volete fare il brindisi con noi dovete avvicinarvi, non esiste e poi venite dopo. Io li vedo timidi questa sera, ma come mai? Vedo la gente dall'altra parte e nessuno vuole venire.
Va forse bene, sono i giochi che preoccupano un poco. Ma forse sei tu che sei cattivo. No. E allora, Gennaro, noi stavamo parlando appunto di Mister Spalletti, sì, e del gesto che ha fatto oggi. L'abbiamo criticato, no? Anche nei giorni scorsi, no? Non il mister ovviamente, ma l'atteggiamento della società, perché insomma c'è poca vicinanza con la squadra. Ecco, parlavamo di gesti nel rispetto delle norme anti-Covid, parlavamo di gesti. Oggi c'era anche una conferenza che è stata annullata, no? Con De Laurentiis. Però ecco, magari avere più confronto con la società, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, sarebbe comunque una cosa, insomma, penso che i tifosi apprezzerebbero particolarmente. Sicuramente sì, anche se io sono d'accordo soltanto in parte con questa visione da parte dei tifosi del Napoli. Mister Spalletti non è, per vostra stessa ammissione, la prima volta che si ferma ad interagire con la tifoseria azzurra. Osimhen lo fece qualche giorno fa, lo stesso Insigne ieri lanciò la maglia al termine della gara, una maglia poi raccolta da un tifoso. Quindi per quanto riguarda la questione della vicinanza, dei saluti, io credo che ai tifosi manchi molto il contatto. È mancato per quasi 2 anni, perché allo stadio prima non si è potuto entrare per niente, poi gli ingressi sono stati contingentati, quindi credo che sia più una percezione, una sensazione, che non poi la realtà dei fatti. Quindi io non mi sento, insomma, di accusare il Napoli per l'atteggiamento legittimo, secondo me in questo momento stanno adottando e allora... una pillola su Lozano, una bella notizia, Lozano partenza da Città del Messico ieri, dovrebbe già essere in Italia. Abbiamo visto già le immagini della sua partenza, quindi lo vedremo qui a Castel di Sangro, qui su TV Luna, puntualissimi nel programma del direttore Angelo Pompameo. Abbiamo già mostrato le immagini, allora vediamo chi c'è in linea velocemente, perché poi c'è la pubblicità. Buonasera, con chi parlo? Ciao, buonasera, sono Clemente da Cattolica. Buonasera, non ho capito il nome. Clemente da Cattolica. Clemente, ciao Clemente, vuoi giocare? Sì, voglio giocare, grazie. Allora ti faccio scegliere anche il gioco: scheda o cartoncino? Quella che ha fatto il signore prima, come si chiama? La scheda. Allora vediamo la sagoma del calciatore. Sì. Ecco, e allora sai dirci il nome di questo calciatore? Sei stato attento prima? Centrocampista. Sì. Centrocampista. È straniero. Straniero, sì. È Fabian Ruiz. Bravo, è Fabian Ruiz. Bravo! E allora, Clemente, mandaci un messaggio sul numero WhatsApp. Hai vinto un ingresso gratuito per 2 persone all'Automarin. Puoi decidere tu quando andare. Mandaci un messaggio su WhatsApp, okay, e ti ricontatteremo. Grazie, ringrazio anche Radio Amore che collabora con noi. Ciao, cara, buonasera. Grazie, Clemente. Ciao. Allora, ci fermiamo 60 secondi per la pubblicità e poi andiamo da loro, che sono qui dietro. Amo il Napoli. Vai, pubblicità, torniamo subito. Eccoci, rientrati subito. Nel frattempo noi abbiamo distribuito i bicchieri, perché come sapete questo è l'orario dell'aperitivo. Io mi sto preparando. Allora, però io voglio dare un po' parola anche a loro. Io prima vedevo uno striscione, c'è Mauro che torna a trovarci spesso. Mauro, io ti volevo far commentare la partita di ieri, l'hai vista? Sì, io l'ho vista su Sky e devo dire che Napoli ha fatto una gran bella partita. Soprattutto mi è piaciuto i gol di Insigne. E spero che il Napoli quest'anno sia più forte dell'anno scorso, dello scorso campionato. Grazie. Grazie a te, Mauro. E allora voglio... E forza Napoli. Sempre. Forza Napoli. E allora, io ho visto quel ragazzo, vieni vicino a me, come ti chiami? Riccardo. Riccardo, amo il Napoli, la tua fascia, amo il Napoli, e la prima volta, cioè, da dove vieni? Allora, io sono campano, però ultimamente risiedo in Lombardia. Guarda, quindi hai fatto anche tu un bel viaggio, l'hai fatto apposta per il Napoli. Sì. Beh, quindi è una passione che ti spinge a viaggiare anche. Sì. L'hai seguito anche negli altri ritiri? Sì, sono stato abbonato per tanti anni in curva, quindi la passione c'è per il Napoli, c'è sempre. Qual è la tua sensazione per questa stagione con Spalletti? Non arrivi? Allora, non arrivi, ancora non ci sono i nuovi arrivi, insomma. Li aspettiamo, se arrivano sono ben accetti. Cosa dire? Sicuramente si è visto anche dall'allenamento di questa mattina che si vedono più verticalizzazioni, quindi c'è meno fraseggio verso il portiere da fase difensiva, quindi fa ben sperare con Osimhen, la velocità di Osimhen, di poter comunque attaccare la profondità. È vero. Allora, io volevo chiedere a tutti voi, voglio un urlo, vi è piaciuto il Napoli ieri? Sì. Sì, fatemelo sentire. Sì. Allora,
ci è piaciuto il Napoli ieri. Di stappare che invece la devo stappare. No, la stappo, è piaciuto il Napoli. È piaciuto il Napoli, è momento di stappare. Non lo so, dipende se abbiamo l'applauso. Se abbiamo l'applauso stappiamo. Però io la sbatterei prima un po'. Ma che no? Non c'è l'applauso, non c'è l'applauso. No, ci dico senza di no. Applauso non senza si applauso. Applauso, applauso. Dobbiamo. L'applauso io non lo sento, allora niente, niente. Vabbè, senza applauso non si beve. No, senza applauso non si beve, io non sento l'applauso. Vabbè, siamo con le mani. E io lo sento debole! Hanno le bicchiere in mano, quindi non possono fare l'applauso. Allora vai, brilliamo ora! Ma Giovanni, ma un po' di. Lo dovevi un po' sbattere sta bottiglia! La prossima volta la provo io! Allora, forza Napoli tutti insieme! Forza Napoli! Forza Napoli! Allora, mentre tu mi distrai. Mentre tu mi distrai il pubblico con la bottiglia, io parlo con te, Gennaro. Sì, perché a loro è piaciuto il Napoli di ieri, a me non tanto. Ti dico la verità, a me non è piaciuto tanto. Beh, è stato un Napoli duble fast. Nei primi 20 minuti, gran ritmo, intensità, si sono viste tante belle giocate. Lorenzo Insigne sugli scudi con delle aperture da sinistra a destra, insomma, pregevoli. Politano con le gambe muninanti come suo solito. Osimhen pimpante. Fallo su Osimhen, proprio calcio di rigore, il Napoli passa in vantaggio, altri 10 minuti di buon calcio, dopodiché probabilmente le fatiche di questi giorni di ritiro, comprese quelle di Di Mar di qualche settimana fa, cominciano a farsi sentire, per cui il Napoli è stato un po' sulle gambe, l'Ascoli ha preso, come si suol dire, le misure agli azzurri, è riuscito ad agguantare il pari su un'indecisione della retroguardia degli azzurri, appunto. Sempre. Indecisione soprattutto di Meret, ma anche poi complessivamente del comparto difensivo. Ma sei soddisfatto di questa prova, no? Di queste prime prove? Ma sono 5 successi su 5 uscite stagionali finora, compresa quella di Monaco di Baviera, che se non contava in quanto amichevole estiva non diamo un peso superiore a questa contro l'Ascoli, insomma, altrimenti rischiamo poi di fare due pesi e due misure. Abbiamo vinto in rimonta anche a Cracovia contro il Vigila, nonostante fossimo praticamente senza giocatori offensivi. Vedremo, manca ancora un po' all'inizio del campionato, è chiaro che non soltanto il Napoli in questo momento è in rodaggio, ha perso la Juventus 3-0 col Barça, ha perso la Roma 5-2 contro il Betis Siviglia, insomma hanno perso anche altre squadre in questo momento. Ma c'è qualcuno invece che non è tanto convinto di questo Napoli? Io volevo sentire qualche voce anche di qualcuno che insomma ha qualche dubbio, c'è qualcuno, siete tutti convinti? Venga, venga. Lei è convinto, le è piaciuto? Sono convinto del Napoli perché ha fatto una bella partita. Centrocampo con Zielinski va forte e anche Fabian Ruiz. Non crede che il Napoli è pronto per un'intera stagione già con questa rosa? No, vabbè, ci vuole un terzino perché Isai è partito e ci vuole un terzino destro e ci vuole un ricambio anche sulla sinistra perché Mario Rui non ce la può fare da solo. Certo. Beh, si parla anche di Ghoulam, no Giovanni? Tu stai pensando a bere, cioè ma il nostro Giovanni pensa a bere. Allora, manchiamo solo noi, mi sa. Sì. Manchiamo solo noi, anche signori, vuoi dare qualche bicchiere ai signori, Giovanni? Non lo so. Beh, possiamo fare due cose insieme, quindi cosa stai dicendo? Succede di tutto in questa trasmissione, però si chiama per ritiro, però cioè, veramente, pazzia. Cosa dicevi su Ghoulam? No, io parlavo di Ghoulam, che ovviamente è assente, non ha recuperato bene. Ormai, secondo voi, è un giocatore sul quale non possiamo più contare? No. No, l'abbiamo perso, perché quella è una grandissima perdita per il Napoli, no? C'è un sostituto, un giocatore, ora si parla tanto di Emerson Palmieri, vi soddisferebbe Emerson Palmieri? Ma Emerson Palmieri pure in nazionale ha avuto problemi fisici, è uno che con la muscolatura non è che stia molto bene. Quindi neanche Emerson Palmieri la convince. Allora vediamo che cosa ne pensa il telespettatore che è in linea. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, con Salvatore da Pretoria. Buonasera Salvatore. E allora, noi parlavamo di Emerson Palmieri, a te farebbe piacere se venisse a Napoli? Sì, tantissimo. E allora, intanto vuoi giocare, Salvatore? Sì. Gioco del cartoncino? Sì. Scegli un colore, sono rimasti verde, rosa e giallo. Verde. Verde. E allora, come sai, hai 3 domande a disposizione per indovinare il nome del giocatore misterioso. Noi lo vediamo, lui no. Il nostro Salvatore non lo vede, noi lo sappiamo. Vai Salvatore. Ci sei? Vai Salvatore, veloce, 3 domande. Che ruolo è? Che ruolo è? Centrocampista. Sì. Centrocampista, sì. È italiano? Sì, sì. È italiano, sì, sì.
Dai, hai il nome di un cantautore italiano. Cognome, anzi. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Hai un'altra domanda. Hai già ricevuto un altro aiuto. L'altra domanda... Sì, signore. Vai, uno, due, tre, spara il nome. Siamo in chiusura, Salvatore, siamo in chiusura, spara un nome. Salutalo. E allora, ci dicono la regia, purtroppo Salvatore, il tempo è finito, dalla regia ci dicono di tagliarti, però riprova a chiamarci, noi intanto qui ci ubriachiamo. Io, no, aspetta, salutiamo prima gli sponsor, poi dopo ci andiamo a ubriacare tutti quanti insieme. Salutiamo i nostri sponsor, Rolex, Gruppo Tufano, Vega Food, Vega Lux, che sono marchi del gruppo Marican, la Risoli Promo, la CTL di Giovanni De Micco, e noi vi lasciamo così con un brindisi alla nostra maniera e con Napoli. Il nostro Forza Napoli. A domani 19:30 qui su TV Luna, continua dopo alle 21.